Ci occupiamo ora di cronaca con un'operazione della Guardia di Finanza di Pescara denominata Play the Game, operazione destinata al controllo economico del territorio, operazione che riguarda soprattutto il controllo nei locali della movida pescarese sul lungomare. Ma per maggiori dettagli ci colleghiamo con Luca Pompei, che saluto. Ciao Luca. Sì, buongiorno Paolo, un saluto a tutti gli amici telespettatori. Sì, parliamo sostanzialmente di riproduzione musicale abusiva e lavoro nero. Questi sono i fenomeni emersi all'avvio del piano d'azione denominato Play the Game, coordinato dalla Guardia di Finanza di Pescara, comandati dal colonnello Antonio Caputo e dal reparto operativo aeronavale, comandato da Salvatore Vaporieri, in stretta collaborazione tra l'altro con la SIAE. Questa che è stata avviata è una campagna di interventi mirati per verificare il rispetto delle regole a tutela della salute, della concorrenza e del diritto d'autore e più in generale della sicurezza economico-finanziaria, specie durante le vacanze estive nelle principali località balneari della provincia di Pescara, dove in questo periodo l'incremento significativo della domanda di beni e servizi legati soprattutto al turismo, all'intrattenimento e al tempo libero può favorire chi intende approfittarsene a tutti i costi in barba alle norme. Bene, alla luce di questa attività è stato individuato un noto stabilimento balneare sulla costa abruzzese che appunto violava le norme riguardanti sia la riproduzione musicale abusiva che il lavoro nero. Sono stati infatti trovati alcuni dipendenti non in regola. Al momento non sono stati presi provvedimenti restrittivi nei confronti dei titolari di questo locale e si stanno approfondendo le indagini per eventuali misure da qui ai prossimi giorni. Si rischia da una sanzione anche abbastanza pesante, addirittura ai sigilli al locale. Questo il bilancio, i controlli ovviamente proseguiranno per tutta l'estate da parte degli uomini della Guardia di Finanza di Pescara. A te Paolo.